Passione Psicologia, il podcast italiano dedicato alla scoperta della mente. Sigmund Freud, l'io e l'es, gli ultimi anni. La giornata era stata particolarmente calda, con una minaccia di temporale alla fine del pomeriggio, ma la destinazione tanto attesa è finalmente in vista. Sigmund Freud è arrivato a Bad Gastein, la località termale nelle Alpi salisburghesi, dove ama trascorrere le proprie vacanze estive. È il mese di luglio del 1922. Freud si lascia alle spalle mesi di duro lavoro a Vienna e un'Europa ancora ferita dalla Prima Guerra Mondiale e dalle conseguenze della pandemia di influenza spagnola. Il fondatore della psicoanalisi ha bisogno della rassicurante vista del paesaggio alpino per schiarirsi la mente e trovare l'ispirazione per un'attività che da sempre considera rigenerante, la scrittura. E, durante le sue adorate passeggiate nei boschi, l'ispirazione arriva. Freud ha deciso, si dedicherà alla continuazione del testo al di là del principio di piacere, pubblicato 2 anni prima. All'inizio Freud non sembra molto convinto della scelta, tanto che prudentemente scriverà all'amico Ferenczi: «Questo lavoro sfocerà in un piccolo libro o in nulla». Il lavoro iniziato a Bad Gastein, invece, porterà alla pubblicazione nell'aprile del 1923 di una delle opere fondamentali di Sigmund Freud, L'io e l'es, e alla formulazione della celebre seconda topica. Durante il suo soggiorno in montagna, Freud inizia a scrivere, partendo da una riflessione che lo accompagna ormai da tempo. Nel corso degli anni, la definizione del concetto di inconscio era cresciuta e si era ampliata, non senza alcune importanti ambiguità. Il termine inconscio, infatti, aveva assunto almeno 2 principali connotazioni. Da una parte indicava determinati contenuti mentali non presenti nella coscienza, e dall'altra descriveva un elemento della psiche umana che si contrappone all'io cosciente e razionale. Era ormai necessario integrare e completare la cosiddetta prima topica, delineata 23 anni prima nell'interpretazione dei sogni. Oltre all'apparato psichico, distinto nelle sue ormai celebri province, la coscienza, il preconscio e l'inconscio, Freud introduce una seconda topica, composta da differenti istanze che, a questo punto centrale, non coincidono completamente con le province stesse. Freud rinuncia a utilizzare degli astrusi termini di origine greca e sceglie invece di chiamare queste nuove istanze psichiche con dei termini di uso quotidiano nella lingua tedesca, e in questo modo, sulla scena della psicoanalisi, fanno la loro apparizione l'es, l'io e il superio. L'es deriva il suo nome dal pronome impersonale tedesco che non ha una traduzione equivalente in italiano. Es, infatti, si riferisce proprio a tutto ciò che nella natura umana è non personale, ignoto e indeterminato. Per Freud, l'es è un insieme di energie primordiali e non strutturate che condiziona l'agire degli esseri umani. È quindi l'istanza psichica che rappresenta le energie oggettive e impersonali. Rappresenta quel nucleo arcaico di contenuti tramandati attraverso l'evoluzione della specie e che di volta in volta viene integrato da ciò che viene rimosso durante l'esistenza di ciascun essere umano. Secondo Freud, infatti,
L'ES rappresenta l'istanza pulsionale dell'apparato psichico ed è costituito dalle rappresentanze inconsce delle pulsioni, parzialmente innate ed ereditarie, e dai contenuti rimossi. L'ES, mosso dal principio di piacere, opera per il soddisfacimento immediato dei desideri e delle pulsioni, senza tenere in considerazione i limiti posti dalla realtà. Inoltre, sarebbe la sede dell'energia di cui dispone l'apparato psichico e proprio dall'ES deriverebbero e trarrebbero nutrimento l'io e il superio. Quest'ultimo aspetto è particolarmente interessante perché implica che l'origine delle istanze psichiche non sia determinata, come inizialmente ipotizzato, dall'azione della rimozione, bensì dalla pressione della realtà esterna che agisce sull'ES. In altre parole, l'influenza della realtà sull'ES genera una progressiva differenziazione che porta alla genesi del superio e dell'io. In questo modello, chiamato anche modello strutturale della psiche, Freud delinea con precisione anche l'istanza chiamata superio, che svolge una funzione giudicante o di censura nei confronti dell'io. Il superio, infatti, esercita le funzioni di osservazione costante, di coscienza morale e di ideale, dalle quali derivano rispettivamente il senso di colpa, quello di inferiorità e di vergogna. Per Freud, quindi, il superio giudica i desideri e gli atti dell'individuo ed è costituito dall'insieme dei divieti e dei comandi che fin dall'età infantile condizionano i comportamenti umani. Questi limiti derivano dal processo di interiorizzazione del superio dei genitori ed è successivamente rafforzato dall'ambiente socioculturale di appartenenza. In pratica, la presenza fisica delle figure di autorità esterne, come i genitori o gli insegnanti, si trasforma in una presenza psichica interiorizzata del tutto autonoma rispetto alle figure di riferimento esterne. È proprio il processo di interiorizzazione dei valori morali e normativi che pone un limite alle pulsioni e allo stesso tempo indirizza l'azione dell'altra istanza psichica che costituisce la seconda topica, l'io. E infine arriva l'io. È l'istanza di confine tra le altre due e appare come una fragile, sottile superficie posta tra l'ES e la realtà esterna. L'io ha un compito particolarmente arduo. Infatti, se il proverbio ammonisce di non servire contemporaneamente due padroni, l'io si deve faticosamente destreggiare a servirne tre e anche particolarmente esigenti. La pressione libidica dell'ES, il rigoroso giudizio del superio e l'incessante influsso della realtà esterna. L'io, secondo Freud, è un negoziatore assediato che tenta di mediare tra forze che lo minacciano e si combattono tra loro e deve continuamente fronteggiare queste tre differenti influenze per proporsi come rappresentante dell'individuo nella sua interezza. L'io quindi deve fronteggiare e tentare di dare ordine alle esigenze dei suoi tre padroni utilizzando i meccanismi di difesa necessari per il funzionamento psichico. Ricordiamo che per Freud i meccanismi di difesa dell'io sono molteplici e differenziati. Possiamo citarne alcuni tra i più noti come la rimozione, la proiezione, la sublimazione e la conversione nell'opposto. Ma quando accade che l'io viene sottomesso dalle altre istanze psichiche, l'ES o il superio, in quel momento, per Freud, emergono i sintomi nevrotici e le psicopatologie.
Per il movimento psicoanalitico, l'inizio degli anni 20 coincide con un importante periodo di crescita e di sviluppo sul piano internazionale. Alla fine di settembre del 1922, al congresso di Berlino, parteciparono più di 250 studiosi provenienti da vari paesi. Le teorie di Freud ottengono molti riconoscimenti e suscitano particolare interesse anche fuori dal campo strettamente psicologico. Basti pensare che anche la letteratura comincia a subire gli influssi delle teorie freudiane. Mentre nel 1923 Freud dà alle stampe L'io e l'es, negli stessi mesi Italo Svevo pubblica La coscienza di Zeno e Arthur Schnitzler lavora al suo più celebre romanzo intitolato Doppio sogno, due capolavori della letteratura che testimoniano in modo evidente l'estendersi dell'influenza culturale della psicoanalisi. Ma se la creatura di Sigmund Freud cresce, si consolida e gode di buona salute, non è possibile dire la stessa cosa del suo fondatore. Nel 1923 Freud viene colpito da un male terribile che lo tormenterà per tutto il resto della sua esistenza. A 67 anni Freud dovrà condurre una lunga e dura battaglia per continuare la sua produzione scientifica e proseguire tenacemente il suo lavoro analitico. Fin dal mese di febbraio qualcosa non va nella sua salute. Freud avverte un fastidio al palato e alla guancia destra. E sulla base delle sue conoscenze mediche ipotizza che possa essere una leucoplachia. La leucoplachia è un'escrescenza di natura benigna, determinata dal fumo intensivo, ma Freud, terrorizzato dall'idea che i medici possano imporgli di smettere di fumare, decide di tenere nascosta a tutti la sua scoperta. Dopo 2 mesi la situazione è peggiorata e il 20 aprile Freud decide di sottoporsi a un intervento per la rimozione di questa fastidiosa escrescenza, che purtroppo l'esame istologico rivelerà essere cancerosa. Sigmund Freud, medico circondato da medici, non viene informato della sua reale malattia. Una forma di timore reverenziale spinge i medici che lo curano a minimizzare le cause della malattia e per alcuni mesi tutti quanti nascondono a Freud la verità sul suo male. La commedia degli inganni prosegue, coinvolgendo il gruppo ristretto dei collaboratori di Freud, che nel mese di agosto apprendono del cancro di Freud, ma decidono, per il suo bene, di non informarlo della diagnosi reale. Ormai tutti sanno, ma nessuno ha il coraggio di informare il paziente della realtà, temendo che questa notizia possa indurre il padre della psicoanalisi al suicidio. Anni dopo, quando Freud scoprirà questo inganno ben intenzionato, andrà su tutte le furie, si sentirà sotto tutela e valutato come incapace di sostenere le avversità della vita. Con il suo collaboratore e biografo Ernst Jones esclamerà con forza: «Con quale diritto?» Thank you.
Freud aveva pianificato per l'estate del 1923 una vacanza a Roma con la figlia Anna e nulla gli avrebbe impedito di realizzare questo progetto di viaggio nella città che da sempre ha esercitato su di lui un fascino irresistibile. Infatti, nemmeno la malattia riesce a fermarlo. Il soggiorno a Roma è particolarmente gradevole e Freud si gode la visita della città in compagnia dell'adorata figlia. Quel viaggio sarà l'ultimo di quel genere che Freud riuscirà a compiere. Alla fine di settembre rientra a Vienna, i pietosi inganni dei medici e degli amici hanno termine. Freud, davanti alla severità della diagnosi, si sottoporrà a un nuovo gravoso intervento chirurgico. Da quel momento e per il resto della sua vita non potrà più parlare in pubblico, avrà difficoltà nel nutrirsi e avrà anche delle difficoltà nel condurre le sedute psicoanalitiche. A partire dal 1923, Freud subirà altri 32 interventi nel corso dei successivi 16 anni. Freud, tuttavia, riuscirà a distaccarsi dalla propria sofferenza e nella produzione scientifica dell'ultima fase della sua vita non farà quasi mai riferimento alle difficili condizioni in cui svolgeva quotidianamente la propria esistenza. Freud, nel corso dell'ultima parte della sua vita, riesce con grande determinazione a proseguire in tutte le sue attività. Si dedica alla sua attività di terapeuta, si impegna all'evoluzione degli sviluppi teorici della psicoanalisi e amplia la sua riflessione sull'evoluzione della società umana nel suo insieme. Nell'estate del 1929 lavora a un testo che sarà pubblicato con il titolo «Il disagio della civiltà». È un'opera che nasce in un contesto storico molto particolare. Sono gli anni della crisi economica mondiale, dell'ascesa al potere di Hitler e del tragico crollo della Repubblica di Weimar. Un periodo durante il quale emergono molte dinamiche collettive dai risvolti inquietanti. Nell'opera Il disagio della civiltà, Freud applica i principi della psicoanalisi alle grandi costruzioni sociali, etiche e religiose della civiltà umana. Sono infatti i riflessi dei conflitti tra es, io e superio che si proiettano su una dimensione più grande, la civiltà umana. In una visione che Freud mutua dal pensiero di Thomas Hobbes, la natura umana è egoista e competitiva e vige costantemente il principio della guerra di tutti contro tutti. Per Freud la civiltà è indispensabile, non è possibile sopravvivere senza civiltà, ma nella civiltà non è possibile vivere veramente felici. I sacrifici richiesti alla sessualità e alle pulsioni aggressive riportano in primo piano l'eterna lotta tra Eros e Thanatos, un conflitto quest'ultimo che non è solo combattuto da ogni individuo, ma che diventa anche una lotta dell'intera collettività. Solo un superio culturale, fatto di divieti e di norme di convivenza, può tentare di rendere meno violento questo conflitto addomesticando faticosamente le pulsioni dei singoli. Ma la riflessione di Freud, tuttavia, non lascia spazio alla consolazione, perché la violenza ha una funzione dominante nelle relazioni tra gli esseri umani e la naturale pulsione aggressiva sembra non poter più essere contenuta se non da provvedimenti, a loro volta, portatori di morte. È la tarda sera del 10 maggio 1933. Siamo a Berlino, nella Opernplatz. Nella grande piazza, circondata per tre lati da imponenti edifici settecenteschi, c'è una folla eccitata e un grande schieramento di cineprese.
Nelle prime file si notano numerosi giovani con camicie brune e ciascuno di loro porta una torcia accesa in mano. In piedi, dietro un piccolo tavolo ricoperto da una bandiera nazista, un uomo esile e minuto, avvolto in un soprabito troppo grande per lui, incita la folla a bruciare i libri considerati contrari allo spirito tedesco. Quell'uomo è Josef Goebbels, il ministro dell'istruzione e della propaganda del Terzo Reich e uno dei principali collaboratori di Hitler. In quella notte bruciano oltre 25.000 volumi e tra le opere che finiscono a rogo ci sono anche i libri di Sigmund Freud. Per i nazisti, infatti, la psicoanalisi è una scienza per ebrei colpevole di esaltare gli istinti bestiali dell'uomo. Gli anni che seguono sono segnati dal crescente antisemitismo e da un'aperta ostilità nei confronti della psicoanalisi da parte del nazismo. L'11 marzo 1938 il mondo nel quale Sigmund Freud ha vissuto e lavorato finisce definitivamente. In quel giorno le truppe naziste invadono l'Austria e la annettono al Reich, mettendo fine all'indipendenza della nazione nella quale Freud ha sempre vissuto e di cui si è sentito parte. Con il consenso delle autorità naziste, le persecuzioni e le violenze nei confronti della popolazione di origine ebraica si fanno sempre più frequenti e anche per Freud la situazione diventa sempre più difficile. Di fronte a questo quadro allarmante, amici e collaboratori insistono affinché il padre della psicoanalisi si trasferisca a Londra. Freud esita a lasciare Vienna, sentendo questa scelta come una sorta di tradimento, ma ormai non ci sono più alternative. L'Austria, che ha accompagnato Freud per tutta la vita, è solo un ricordo. Una testimonianza diretta del sentimento ambivalente con il quale affronta il trasferimento è presente nella sua prima lettera scritta dall'esilio, e in quell'occasione Freud scrive: «Una trionfante sensazione di liberazione si mescola a quella fortissima di lutto, perché si ama ancora molto la prigione dalla quale si è stati liberati». La mattina del 6 giugno 1938 Freud e la famiglia arrivano accolti da affetto e curiosità alla Victoria Station di Londra. Nel mese di settembre Freud e la sua famiglia si stabiliscono definitivamente in una grande casa al numero 20 di Mansfield Gardens nel sobborgo di Hampstead, a pochi chilometri a nord dal centro storico della capitale inglese. È una casa ampia, con un bel giardino pieno di fiori e grandi alberi, dove Freud trascorrerà molto tempo a leggere e a riposare. Freud ha trasferito molti mobili dal suo studio di Vienna, compresa la collezione di antichità e il suo celebre lettino, e si è impegnato affinché la disposizione degli arredi potesse ricordare il suo amato studio in Bergasse 19. Gli scritti di questo periodo di esilio risuonano come discorsi di congedo e incontra molti dei suoi collaboratori e seguaci. La salute è sempre più malferma e Freud è consapevole che la fine si stia avvicinando. All'inizio di settembre del 1939, mentre Hitler invade la Polonia e Francia e Inghilterra entrano in guerra, il cancro che affligge Freud ormai da 16 anni diventa ancora più aggressivo e incurabile.
La sofferenza non può più essere alleviata e il 21 settembre Freud si rivolge a Max Schur, il suo medico personale che lo segue da oltre 10 anni, per ricordargli una promessa. Gli dice: «Schur, si ricorda il nostro contratto di non lasciarmi nelle peste quando fosse giunto il momento? Adesso non è altro che una tortura e non ha senso». Schur annuisce a Freud e con un sospiro di sollievo dice: «La ringrazio». Dopo un momento di esitazione aggiunge: «Ne parli con Anna e se lei pensa che sia giusto, facciamola finita». La figlia Anna vorrebbe rinviare questo momento, ma alla fine si piega a questa decisione ineluttabile. Al dottor Schur non resterà che aumentare gradualmente il dosaggio di morfina e Freud non si risveglierà più da quel sonno profondo. Sigmund Freud muore il 23 settembre 1939 all'età di 83 anni. Se vi è piaciuta questa puntata, lasciatemi un commento. Se siete interessati alla mia proposta, potete trovarmi su passionepsicologia.it o alla pagina Facebook di Passione Psicologia. Grazie e a presto!